Buongiorno amici. Allora, video su Stefano Pioli, sulle parole post Fiorentina Lazio di Stefano Pioli. Allora, per la prima volta da quando il buon Pioli fa l'allenatore della Fiorentina, l'ho visto sinceramente, senza tanti giri di parole, incazzato. Come direbbe il buon Lino Banfi in Allenatori nel Pallone, film straordinario. Chi non l'ha visto non merita di vivere, a parte tutto. Quindi, incazzato, Pioli incazzato, ma non si è capito il perché fosse incazzato, ma soprattutto non si è capito con chi fosse incazzato. Allora, se tu vieni da un'annata straordinaria e ogni 3x2 ti infamano, ti dicono guarda, tu stai giocando male, guarda, non porti a casa risultati, guarda, guarda, allora lì sì che mi puoi anche fare l'allenatore incazzato. Inoltre, in una percentuale da 0 a 100, hai il 70%, 80% di probabilità di uscire dalla Coppa Italia. Quindi vieni da una sconfitta con l'Atalanta in campionato, vieni da un pareggio con la Lazio dove hai fatto un tiro in porta in 63 minuti da quando entrò Miranda, si è cambiata la cosa. Se volete vi metto qua sopra il mio pensiero, la mia analisi su Fiorentina-Lazio. Dopo hai fatto la scorsa annata, un'annata dove non sei arrivato in Europa ed era l'obiettivo. Quest'anno sei al decimo posto e sei a 7 punti dal settimo posto. Ripeto, forse non riesci nemmeno a battere l'Atalanta nel ritorno, difficilissimo ribaltare un 3-3. Non gioca bene la squadra, non ha mai probabilmente giocato bene in questi anni la squadra e fai anche l'incazzato se non ti viene detto guarda Stefano e ti si rinnova il contratto. Fermi, fermi, passa un po', un passo indietro, passo indietro. Allora, è chiaro che a 9 mesi dalla scadenza, a 3 mesi, a 6 mesi dalla scadenza di un contratto, solitamente una società seria, dovrebbe iniziare a dire al proprio allenatore e ti rinnovi il contratto, oppure non ci sperare. Ma stare zitti, come in questo momento sta facendo la Fiorentina con Pioli, che senso ha? Ma soprattutto, qual è l'utilità? Perché Pioli è scontento. Io ancora ripeto, non ho capito con chi se l'è incazzato con i tifosi che lo criticano. Aggiungo io giustamente che Doano tu non dà una parvenza ai gioco. Se tu sei incazzato con la società che ancora non ti ha detto il che tu farai fra 2 o 3 mesi. Se tu sei incazzato con i giocatori scarsi che ti hanno preso e quant'altro. Io non lo so, non lo so. Ma sicuramente dopo che tu stai facendo male, tu ti puoi presentare in sala stampa con il broncio incazzato e che insomma diciamo tu rispondi per grazia divina perché non va bene, perché non va bene. Ora non voglio fare i classici discorsi banalistici, non so nemmeno se si dice banalisti, io non lo so, del tipo il tifoso paga e ha sempre ragione, l'allenatore è strapagato e deve stare zitto e subire le critiche. No, io vi dico una cosa sola, prendo il nome di Massimiliano Allegri che non mi sta particolarmente antipatico, nonostante sia un dirigente della Juventus, un tesserato della Juventus e tutto. Prendiamo l'esempio di Massimiliano Allegri. Allora, Allegri sarà un grande allenatore o no? Sì, perché ha fatto grandi cose. Nonostante tutto, viene sistematicamente criticato. Quindi, se si incavola un Allegri, posso anche capirlo, ma se mi si incavola un Pioli che non ha fatto niente in questi 2 anni di Firenze se non gestire benissimo, chapeau, tanto di cappello per aver gestito la vicenda post Davide Astori, post morte Davide Astori, che è stato bravissimo, ha coeso il gruppo e tutto, ma fondamentalmente tolto il lato umano, ma mi dite di preciso cosa ha fatto e cosa ha dato Pioli alla Fiorentina in questi 2 anni? Io aspetto e aspetto i vostri commenti sotto a questo video. Se vi va, condividete con i tifosi viola e non. L'aria che si respira a Firenze, l'aria che si respira a Firenze è quella di dire: siamo belle partiti con il toto allenatore. Siamo belle partiti con il toto allenatore. De Zerbi, ole, Sarri, ole, come se Sarri venisse dopo Vicenza, la Fiorentina. Di Francesco, ole, Giampaolo, Alessandro Nesta, Alessandro Nesta, Nesta. Addirittura c'è chi pensa al ritorno di Vincenzo Montella, lui che si è lasciato malissimo
con la Fiorentina, ora prende e torna alla Fiorentina, come se nulla fosse. Quindi sono 6-7 gli allenatori che io ho sentito dire in questi giorni: abbozzare di bere fa male, o comunque bevete in quantità moderata, perché sennò il cervello va a farsi friggere. Ripeto, voglio, o meglio, vorrei un commento vostro sotto a questo video, condividete con i tifosi viola e non solo, e ovviamente se vi va lasciate un like, iscrivetevi al canale e quant'altro voi pensiate sia giusto fare nei confronti di questa faccia qui, ma soprattutto anche nei confronti della bocca, cioè di ciò che ho esternato in questi 5 minuti e 53 di video. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!